Allora, ragazzi, io nei miei video ho detto spesso andiamo al nord è diverso, magari andiamo all'estero, ancora meglio. Però voglio fare un video un po' critico su Milano, partendo da qualche aneddoto. Il primo aneddoto che vi vorrei raccontare, diciamo che analizza un andamento, ecco, mettiamola così, è quando voi dite a un altro milanese, una persona che comunque lavora a Milano, dite, la domanda tipica è che lavoro fai? Che qui spende la domanda di Milano è che lavoro fai? Non esiste qualcosa che non abbia a che fare con il lavoro, la tua identità è il tuo lavoro. Eppure, quando tu rispondi, tipo, faccio lo sviluppatore, in che azienda? Reply. Che ti dice? Che ti dirà? Ah, bella azienda. Ah, però è una bella azienda. E quindi? Cioè, stiamo parlando io e te o stiamo parlando di un'azienda? Cioè, nel senso, è a me che è una bella azienda, a me che me fa. A me che me frega, nel senso, tu stai chiedendo a me com'è la mia situazione, quindi vuol dire che evidentemente interessa sapere come va a me, quindi che ne so, mi aspetto di più un, mi sembra più interessante sapere, ah, ma dov'è, com'è casa tua, com'è il, quanto prendi, quanto, che ne so, cose così, no? Che quindi parli effettivamente di me, che sì, l'azienda è bella, ok, l'azienda è bella, ma io, cioè, stiamo parlando a me e te. Cioè, noi siamo identificati con l'azienda in cui siamo, come all'università siamo identificati con la facoltà in cui siamo. Non siamo io e te, ma siamo un'azienda, una facoltà. A tal punto che nel momento in cui voi parlate di, ce l'ho qua, di ste merde, che ora vi faccio vedere, questi qua, ok, qua sono i ticket. I ticket sono a merda, sono una merda. Non li accettano tutti. Sono a blocchi, per esempio, i miei sono da 6 euro, ma sono pure da 7 euro. Per cui sono a blocchi. Quindi fai conto che tu paghi una cosa 15 euro, usi due ticket da 12 e poi ti rimangono 3 euro e devi pagare automaticamente. Devi pagare manualmente. Quindi questo che vuol dire che non è un vero budget, non è un veramente un tot euro. Quante volte magari tu prendi una cosa solo per arrivare ai 6 euro? Quindi questo qua ti fa spendere anche di più in realtà a volte. E quante volte prendi cose costose che non prenderesti solo perché devi consumare sti cazzo di ticket che non sai che farci. Quindi in realtà pure per l'economia tua personale, in realtà ti falsa la percezione. Sono pochi soldi, sono tipo un 150 euro al mese, ma io dico, dammi 100 euro cash, che almeno me li gestisco per cazzi miei, se voglio comprare il telefono pure, ma che cazzi sono dei tuoi? Tra l'altro ho fatto una cosa davvero da mediocre, ve ne parlerò. E invece devi avere sti blocchetti. Non li prendono veramente, non li prendono tutti, quindi magari tu a volte vai a fare spesa all'Esselunga perché semplicemente il macellaio che piace a te, il ticket non lo prende. Se tu invece mi dai 100 euro, io prendo la carne che voglio io, prendo la verdura che voglio io e sti cazzi. Invece no, prendo anche delle cose che non sono proprio quelle che voglio per pagare con i ticket. Quindi ci rendiamo conto che comunque non è una cosa sistemata, non è una cosa fatta per bene. Lasciando stare che ok, ci sono problemi peggiori e va bene, però non è una cosa fatta regolare, è una cosa un po' del cazzo. Ok? Vabbè, lasciamo stare, è una cosa un po' del cazzo. Se provo a fare questo discorso con una persona milanese, magari l'ho fatto con un tipo che era di una certa età, e lui mi fa, però lo sai che per l'azienda quante tasse in meno sono con i ticket? E sai che gli ho risposto? Sì, scusa, e a me? A me che cazzo me ne fotte? Cioè, all'azienda sono meno tasse. Peggio per loro, ma a me che me ne importa a me? Cioè, è una merda, è una merda. Cioè, non è che non posso dire che fa schifo. Perché all'azienda sono meno tasse. Ma cazzo me ne fotte a me dell'azienda? Ma che cazzo è? Ma chi sa? Capite cosa voglio dire? Cioè, capisco avere cura per la propria azienda, perché comunque è quella che ti dà lo stipendio, è quella che ti fa campare, è quella che ti fa mangiare. E siamo d'accordo. Però non sei identificato con l'azienda. Non può essere una cosa fatta per bene solo perché conviene all'azienda. Non ha senso questo disco. Cioè, non ha senso. Non ha senso. Ultimo aneddoto sui milanesi. Sono andato a comprare il panettone da portare giù di Iginio Massari. Va bene? Ciccio Gamer. Sono con te. Boh, non lo so. Comunque la prima volta lo vidi da lui Iginio Massari, quindi diciamo che se io sono diventato un fan di Iginio Massari, grazie a Ciccio Gamer. Questo panettone sono andato a prenderlo in questo da Gino Massari. A parte che il tizio che me l'ha venduto, che poi avevo preso pure un altro panettone di, sempre milanese, Panettone de Milan, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, non mi ricordo che è questa cosa qua.
non mi ricordo come si chiama, comunque Ampi Exclusive Italian Pastry, vabbè, non lo so, vabbè, comunque non fa niente. Lui ha detto l'ha vista, ha fatto, ah, sono andato a prenderlo lì, pure quello è buono, eccetera, lo scuola è molto più rotondo, inizia a fare, anche se io me lo faccio arrivare da Modica. Scusa. Cioè, a Milano è una cosa, tenete, se tu cazzi di panettone, tu sei milanese, lavori da Igino Massari, che sai, è uno dei migliori pasticceri, almeno a percezione, e tu che fai? Tu compri a Modica che, se spero di non sbagliarmi, non sta in Sicilia, o comunque sta giù al sud, no? Pure io, se vi devo consigliare un panetto, perché poi l'ho provato questo qua, niente di che. Non è male, ma non è niente di che, non ce l'ho una fetta già tagliata. Niente di che. Molto meglio, io vi suggerirei quello Alberti proprio di Benevento, che costa pure di meno, o quello di Salderiso. Per il momento non si batte, cioè questi qua non sono neanche paragonabili. E sono pasticcerie artigianali buone. Comunque, perché ho fatto questo ragionamento? Perché quando poi lui mi ha detto, no, perché mi faccio arrivare da Modica, perché è un'azienda, mi piace come lavorano, e lavorano bene, allora l'ho preso. Ma che cazzo, cioè tu hai, non è che mi ha detto è buono, cioè, anche questo sembra una stupidaggine, ma non è che mi ha detto è buono, lavorano bene, cioè, come fanno ad essere così fissati col lavoro? Cioè, anziché essere fissati con le cose che il lavoro ti dà, quindi i soldi, le attività, le cose, no, è proprio il lavoro in sé. Che è il valore, che è quello a cui tendere, quello a cui fare le cose. E quindi è normale che escono solo tra colleghi, fanno queste cose solo così. Questo è il lato brutto di Milano. Il lato bello è che ci sono tanti imprenditori, tante persone che hanno provato a fare qualcosa in più. Lato negativo è che ci sono tante sardine come queste che vogliono solamente lavorare. Lavorare alla loro vita e l'azienda, la loro vita e la struttura aziendale, e sono completamente incasellati in questa cosa qui. Davvero niente di carino. Ma, visto che così, sennò sembra troppo che mi ergo a giudicatore rispetto a tutte queste persone, vi voglio dire che anch'io sono un mediocre. Io sono un mediocre dei mediocri, un mediocre mediocroso, mediocrissimo. Cosa ho fatto? Per Natale mi sono comprato l'iPhone nuovo. Cioè, proprio mediocre fino alla fine. Che ti compri per Natale come autoregalo? Un iPhone. A mia discolpa ammetto che, cioè, era rotto, effettivamente era rotto. Oh, si vede, figo. Era effettivamente rotto, la batteria ormai era tutta scarica e quindi c'erano delle motivazioni. La memoria è un po' piccola, tipo 16 giga o forse 32, però comunque era piccola. Non ce la facevo più a fare le cose. Quindi più o meno c'è. Poi comunque ho preso un ricondizionato, quindi neanche ho speso proprio troppissimo, però mi sento davvero, davvero mediocre.